Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo appuntamento dell'intervista con Cristina Amabilino. Eccola qui presente. Ciao Cristina, benvenuta Ciao Piero, grazie. qui in redazione. Grazie, buonasera a tutti. Ecco, Cristina, sicuramente la conoscete, è qui anche in rappresentanza delle famiglie dei 18 pescatori che per 108 giorni sono stati detenuti illegalmente, sequestrati ingiustamente nelle carceri libiche, almeno quelle del generale Haftar. E allora, cosa c'è? C'è Natale, nemmeno il tempo di iniziare, e Natale è sempre pronto per fare il suo ingresso. Diventa quasi un Certamente. abitué ogni sera. No, Natale abituale Campese. no, Come cioè, no? quello è Vieni, solo. vieni, 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 non ti emozionare, No, ma Natale. C'è assolutamente no. Cristina questa Infatti, questi sera. qua non sono per te, sono per Cristina. Oh, come sei Grazie. Il gentile! rappresentante è perché della mamma dei 18, perché la chiamo mamma, dei Sì. 18 pescatori del peschereccio che noi abbiamo qua stasera omaggiato in sua presenza. Benvenuta. Grazie mille. Grazie. Benvenuta, benvenuta. Che Grazie. colore è? Rosso, sono tulipani. Ti piacciono i Sì, tulipani? sì. Guardando questi fiori, ti viene qualcosa in mente? Un'esternazione? So che tu sei molto semplice, molto Sì. umile, no? Guardando i fiori che tu tieni con eleganza, lei ricordo che anche la moglie di Salvo Bernardo, uno dei marittimi, insomma, che ha vissuto quella brutta esperienza. Cosa ti viene in mente? Qualcosa di felice, di allegro, o un momento dal brutto passato al bello? Non lo so, ti dà un'ispirazione? I fiori danno sempre ispirazione, perché i fiori, quando una donna riceve un fiore, è un bellissimo gesto, perché i fiori danno amore, danno la serenità, dipende dal colore che scegli, Ma corrispondono danno. al momento attuale che stai vivendo, Sì, parlando di serenità? io attualmente sono serena come sono sempre stata, in tutte le difficoltà che la vita dà. Perché in ogni coppia, in ogni matrimonio, in ogni famiglia ci sono delle difficoltà che si superano. Pochi mesi fa non avevo la mia serenità, si vedeva solo la parte della rabbia in me, si è vista quella rabbia, quella forza, perché lo diciamo, siamo state anche forti ad affrontare quei giorni. Dove non si vedeva sempre il bello di una donna. Abbiamo dovuto mettere da parte la nostra signorilità per diventare guerriere d'amore, però. Allora, ci avviciniamo sempre più al giorno della festa della donna, ma noi di Vivi Mazzara abbiamo invitato ultimamente tante donne, e lo facciamo durante l'anno, a dimostrazione che il ruolo importante della donna, che lo si ha in famiglia o nelle istituzioni o nella società in genere, non deve essere ricordato soltanto il giorno dell'8 marzo, ma tutto l'anno. Tu, Cristina, sei stata un esempio per tutta l'Italia, di quella donna che ha lottato per il proprio amore, per il proprio marito, ma soprattutto, per tutti i 18 pescatori, sequestrati in Libia. Lì ha dimostrato un ruolo molto forte, che in genere la donna non mette mai in evidenza, tranne che in momenti davvero molto particolari e importanti come questo, no? Per te cosa significa questa mia esternazione? Per me è importante, perché per riavere ciò che ti appartiene, senza che ha fatto nulla di grave, mio marito con tutti gli altri 17 uomini sono andati a lavorare, si trovavano in pericolo, e se tu sai che un tuo familiare si trova in pericolo, metti da parte la tua signorilità, perché noi donne che facciamo? Quando andiamo sui social stiamo attenti ad essere
avere una buona visibilità con il vestiario. Noi abbiamo messo tutto da parte, come quando venivano i media, sia locali che nazionali, quali eravamo e quali apparivamo sui social, sui media. Quindi a noi non interessava la perfezione, abbiamo messo un'armatura, dovevamo andare avanti, è stato veramente difficoltoso, abbiamo avuto tante difficoltà in quei giorni, ma alla fine ce l'abbiamo fatto. Come si dice, l'amore trionfa Secondo me sempre. anche questa forma di protesta che avete attuato a Roma, a Piazza Montecitorio, per circa 3 mesi, secondo me è stata di fondamentale importanza, cioè voi avete vinto la battaglia, siete stati determinanti. È chiaro che intelligence hanno lavorato affinché, insomma, i miliziani di Haftar liberassero i due pescherecci e 18 uomini, però il segnale forte della vostra protesta, che non si è mai abbassata e che voi avete fatto in maniera pacifica, è stata molto molto significativa. Sì, è stata molto importante, se no non ritornavano presto a casa. Anche se sono passati 108 giorni ed era tardissimo, secondo me se non si teneva alta l'attenzione non venivano quei giorni. Addirittura, mentre tuo marito e gli altri membri dei vari equipaggi erano sequestrati nel periodo prenatale, tu avevi fatto le valigie, ti eri trasferita a Roma perché volevi continuare la tua battaglia, volevi passare il Santo Natale, a Piazza Montecitorio comprando 18 panettoni che avrebbero avuto un significato particolare. Lì il governo, ahimè, almeno quella volta ti ha fregato, no? Nel senso che già avevano contribuito a far liberare i pescatori. Per cui, mentre tutti gli altri erano a Mazara, tu eri a Roma pronta per l'ennesima protesta. Certo che hai avuto tanto coraggio. Sì, quel giorno ho portato anche i miei figli, eravamo io e una famiglia dei tunisini, delle famiglie tunisine. E volevamo continuare a tenere alta l'attenzione perché se non riportavano i nostri uomini entro Natale il governo veramente, cioè, già ha fatto brutta figura. Figuriamoci se non li faceva venire per Natale. Avevo intenzione di mettere 18 panettoni la vigilia di Natale a Montecitorio per dare un segnale forte insieme ai miei figli. Più di questo non potevamo fare. Perché se dipendeva da noi già era una cosa. Ci abbiamo tentato. Allora, in tuo omaggio, come diceva Natale, abbiamo messo qua uno dei tanti premi Pescherecci d'oro che abbiamo assegnato nelle nostre varie edizioni, a livello nazionale e internazionale. Guardando questa imbarcazione, la prima cosa che ti viene in mente che cos'è? Sacrificio. Sacrificio. Sacrificio, umiltà, onore. I nostri pescatori sono umili e un lavoro che non viene apprezzato da molte persone, solo da noi familiari, quelli che ci sono dentro, perché noi dobbiamo pensare che questi uomini già hanno il rischio da se stessi. Il mare è il mare. Stanno mesi e mesi lontani dalle famiglie. Sacrificano il loro io per far star bene le famiglie. Ma più bello di questo cosa c'ha? Cioè una persona sacrifica se stesso ed è veramente un Certo. mestiere veramente umile. Con un sacrificio dietro, gli uomini invecchiano dietro quel mare. Stanno sotto il sole, sotto, con l'acqua, pioggia, vento, Mare mare mosso. mosso, di tutto e di più. Allora, Cristina, in questi giorni noi ci eravamo visti al porto di Mazara in occasione della partenza del motopesca Medinea, che ha ripreso il mare. Ieri ha ripreso il mare anche il peschereccio Antartide. Facciamo a entrambi gli equipaggi delle imbarcazioni un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Finalmente sono ritornati in mare, tante emozioni nei loro occhi.
e tanta voglia comunque di andare a lavorare. Cioè, nel momento in cui ho visto il Medinea che si staccava dal molo, lì c'era anche la signora Rosetta che salutiamo e altri familiari, è stato un momento pieno di emozione proprio vedere quella barca che allora l'accogliemmo il 20 dicembre e in una giornata di pioggia e tempesta che non dimenticheremo mai, e vedere ripartire con la luce del sole primaverile, no? E il caldo che incombeva al porto, vedere quella nave, il Medinea, che ritornava in mare, anche oggi mi sento emozionato a dirlo, è stato bellissimo, Sì, no? È stato quell'emozione la bellissimo. proviamo sempre, ogni Salvo volta. non è ancora tornato in No. mare, Salvo ancora non è tornato in mare, anzi è stato vicino a me a commentare un po' la partenza del Medinea. Come hai vissuto quella storia? Iniziamo a entrare un po' dentro. La storia del sequestro dei 18 pescatori E l'ho certo, mica vissuta. io, scusa se ti rubo il mestiere, io non so come funziona questo, ma come funziona questo? Me lo fai vedere? Questo è un megafono. Un Megafono. megafono. Guarda. Pronto? Puoi parlare. Di Maio, mi senti? Conte! Dicevi così, come dicevi? Mi ricordo che c'era un rituale C'è che tu. l'accento siciliano io più No, no, ci vuole acceso. Cristina perché solo tu. Ecco, io non ti so imitare, No, non ti il mio so siciliano proprio imitare. si sente Però il un... megafono a Piazza Montecitorio è stato fondamentale. Io ogni giorno guardandoti in diretta pensavo che qualcuno dei poliziotti ti veniva ad arrestare. Invece tu riuscivi a mantenere bene le distanze perché notavo che erano loro che avevano paura di te. Come facevi, Cristina? Di Maio, scendi! No! Molto gentile, tu sei Piero, io ero molto più arrabbiata, non so se lo so fare come allora, ma glielo dicevo proprio arrabbiata. Ai signori della poltrona, Di Maio, Conte, Ma tu ora scendi. allora col megafono adesso cosa diresti, Cristina? Mettiti il megafono, avvicina il Che sono megafono, rimasta delusa e tutto quello che pensavo allora penso oggi. A Conte e a Di Maio, pure che Conte se n'è andato a casa. Sono sì? rimasta molto delusa perché non hanno invitato neanche i 18 pescatori. Lo potevano fare, i tamponi sono stati fatti, noi famiglie rimanevamo a casa e davano l'onore ai 18 pescatori di essere invitati al Palazzo Chigi dopo essere diventati oggetto politico, merce di scambio. Questo. Riposiamo il megafono, ok, lo Megafono. spegni, se no scarichiamo le batterie. Ok, perché se arriva qualche intercettazione con Radio Politica non la prende. Cioè, spegniamolo Certo, così è la spegniamo, la mettiamo preciso. al suo posto, non fa più effetto quando ero arrabbiata, quando ero Però arrabbiata qui più effetto. l'onorevole Martin Giglio disse che Conte sarebbe stato successivamente pronto ad accogliere i 18 pescatori a Palazzo Chigi. Poi è subentrata l'ulteriore crisi di governo e ciò non è potuto avvenire. Guarda, magari si poteva dire per le restrizioni la cosa poteva essere più fattibile, ma il premier Conti è andato via circa 2 settimane e mezzo fa. I nostri uomini sono da 2 mesi che sono qua. Cioè anche il 22, il 24, il 26, il 27, il 28 dicembre, il 3 di gennaio. Cioè non credo che non c'era lo spazio di 10 minuti dedicati a 18 pescatori. E soprattutto dopo che abbiamo saputo il loro trattamento non è stato nei migliori modi. Perché non è stato dei migliori il loro trattamento? Hanno subito torture. Ovviamente ti riferisci ai 18 Ai pescatori. 18 pescatori, sì, stiamo parlando dei 18 pescatori che hanno subito delle torture come ai tempi dell'Olocausto, ai tempi delle guerre, che nel 2020 si è ripetuto con il sequestro dei nostri pescatori, non avendo colpa di niente. Le torture sono state
Guarda, io quando ne parlo mi si congela il sangue. L'olocausto magari è una cosa ancora più È complicata. più complicata, ma le Ecco. torture sono sempre tortura. Perché Assolutamente sì, sono l'olocausto d'accordo. c'era il gas, cioè si andava Certo. alla morte, ma non sono morte tutte. I nostri a momenti arrivavano a non farcela, perché ci sono dettagli veramente che non si possono ascoltare. Quindi non so. Eppure Di Maio diceva da ministro degli esteri che sapeva le condizioni in cui si trovavano i 18 nostri pescatori, cosa mangiavano, come vestivano, dove dormivano e che erano trattati bene. Forse era meglio che non lasciava dichiarazione Di Maio. Parla più forte, Forse era così. meglio che Di Maio non lasciava nessuna dichiarazione con affermazione, perché l'ha dichiarato più di una volta che sapeva cosa mangiassero i nostri uomini ogni giorno, quando i nostri uomini stessi non lo sapevano quello che mangiavano. Quindi era meglio far silenzio, non dire nulla, continuare a dire tutte le cose che hanno detto sempre, stiamo lavorando a basso profilo, sotto traccia. Capisco che i dettagli, anche se li sapevano, non li dovevano dire alle famiglie, questo lo so, però era meglio che non faceva nessuna dichiarazione. Doveva fare solo una cosa, subito, dopo 2 o 3 giorni, 5 giorni massimo, prendeva il jet privato, li andava a riprendere e non c'era il presidio, non c'era la protesta, c'era solo il ringraziamento. So, Ma guarda. forse era difficile intraprendere l'azione alla quale tu fai riferimento, Cristina. L'hanno fatto al 108esimo giorno perché non fallo al 5º giorno. Cosa cambiava? Niente. Non cambiava niente perché noi sappiamo molte cose. Io sono disposta a dirle. Noi avevamo fonti che ci dicevano come andavano le cose, che cosa voleva il generale, generale, cosa voleva Haftar, voleva che loro andassero in Libia, che volevano gli scafisti, se gliel'hanno dato, non gliel'hanno dato, non sono cose mie, non mi appartengono, non mi interessa. E lo dovevano fare prima, hanno fatto passare troppo tempo. Una trattativa non si conclude sulla pelle dei 18 uomini, l'ho detto in passato e lo dico oggi. No, perché se io faccio uno sbaglio, sono una persona umana, si può sbagliare. L'importante è che non ci vanno di mezzo altre persone. Allora lì non ti puoi permettere di sbagliare. È un mio pensiero e la vedo così. Cristina, c'è tanta rabbia ancora dentro le famiglie dei 18 pescatori. La rabbia che Cosa c'è che hanno. ancora non digerite? Perché non vi vedo serene. Siete felici, no? Dei vostri uomini, ma non siete talmente serene, forse perché ancora inconsciamente siete terrorizzate, voi signore, da quel periodo, siete deluse o disgustate, c'è qualcosa che non va, Noi abbiamo c'è. visto la paura negli occhi degli uomini. È difficilmente vedere la paura negli occhi degli uomini, delle donne sì. La Forse il donna racconto dei vostri mariti sì. vi ha ferito. Quindi non avevo io, non mi sbagliavo a fare quello che ho fatto bene. E lo rifareste? Sì, altre 1000 volte. Spero di Che non non capiti più. rifarlo più perché non per me, ma per gli uomini. L'importante è che passi il messaggio che questi episodi non accadano più a nessuno. E per non accadere più a nessuno è chiaro che il governo deve accelerare l'autorizzazione a portare le navi in quelle miglie pericolose in segno di eventuale soccorso, come si faceva una volta, cercare di ostacolare eventuali atti di pirateria dei paesi del Maghreb nei confronti dei pescherecci italiani. Per cui ci vuole molta attenzione, perché bisogna rispettare la distanza delle miglia a livello internazionale, non la decisione da quello che è il paese di origine, come la Libia, che rivendica una distanza diversa da quella che realmente è. E lì è il governo italiano che deve intervenire con l'Europa,
Lì è il governo italiano che deve intervenire con l'Europa. Quante volte si è detto cosa fanno i nostri politici? Bisogna intervenire quando si va incontro a defunti, a morti, eccetera. Se già si sa, non devono venire ministri, come è successo nel precedente governo Conte, e dire italiani. O Mazzaresi, state attenti a non andare in quella zona che è pericolosa, ovvero è chiaro, l'avvertimento ci vuole, giusto, in un momento di guerra interna, di guerra civile soprattutto. Ma attenzione, non possiamo non rispettare le regole. Al posto di dire state attenti, lavoratori, non è andata sotto le coste libiche, perché non dite alla Libia, all'Europa di fare rispettare al paese libico la distanza di pesca, che è la cosa più importante. Adesso che i nostri pescatori vanno a pescare in acque internazionali, devono essere sequestrati e sbagliano i nostri pescatori? Che dici, Cristina? Sì. Loro ora sono tutti al governo. Sono tutti lì. Abbiamo un governo Misto, colorato, sì, no? colorato. Un misto frutta. Hanno messo i colori da parte, vanno d'accordo. E ad ora è arrivato il momento che, oltre la pandemia che preoccupa il paese italiano, si danno da fare per questo pezzetto di mare, farlo diventare un mare di pace. Bello il tuo messaggio, come ha detto sempre Sua Eccellenza il Monsignor Domenico Mugavero, che ha cercato di creare le basi e mandare messaggi per la pace nel Mediterraneo. Vescovo che è stato molto vicino alle vostre famiglie, sotto tutti i punti di vista, dall'inizio alla fine. Abbiamo un grande vescovo a Mazara, sono stata pure in quella brutta circostanza, onorata a conoscerlo più da vicino. Una Che brevissima ricordo persona. bello c'hai di Monsignor Mugavero? Aveva sempre la parola giusta per darci, era la nostra, come si dice, camomilla. Quando tu sei nervoso, no? Ti Sì. prendi una camomilla. Il vescovo non ci ha mai criticati, mai, mai per nessuna Vi ha cosa. sempre esortato ad andare avanti, a Sì, con le sue credere, buone no? A parole, credere. sì, stava al nostro fianco. Lui rispettava la nostra protesta. E ci ha rispettati in tutto e per tutto. Aveva sempre la parola giusta. Io, veramente, come ti ho detto poco fa, sono stata veramente onorata a Avete tante conoscerlo. persone che vi sono state Sì, vicino, no? le posso citare tutte. Certo, fai. Noi quando, da Mazara a Roma, Certo, tu noi, ricordi sì, io ho precisamente? fatto il presidio a Roma, sì, io tutte le ricordo, tutte, i buoni e i monellini. Le Ok. conosco tutte. Noi qua abbiamo avuto il primo cittadino, il sindaco, che è stato al nostro fianco, è venuto a Roma a montarci le tende, si è incatenato con noi, per qualsiasi cosa bastava un messaggio, chiamarlo e lui era presente. Dobbiamo capire anche che a Mazara c'era le problematiche che dalla città, quindi non poteva stare con noi a Roma tutti i giorni, però è venuto 2 volte. Ed è stato molto apprezzato. C'è stato Sua Eccellenza il Vescovo, come ho detto poco fa, il Presidente Vito Gancitano, che dopo le sue ore di lavoro Si restava con dedicava noi. solo a voi. Sì, restava con noi, dopo ore e ore di lavoro non andava subito dalla famiglia e strappava qualche sorriso con qualche racconto del suo esame di Stato e così via. Poi c'è stato Magaddino, Didia, meravigliose persone. C'è stato anche Maricò che mi ha fatto Marico conoscere. Ops. Maricò Ops. È nata anche un'amicizia fra noi. È stata al nostro fianco e al mio. È venuta a Roma, mi ha asciugato le lacrime, ha pianto insieme a me, Maricò. Mi ha fatto conoscere Lorenzo Viviani, l'onorevole Lorenzo Viviani della Lega, che sapevamo che dovevamo andare a cercare l'opposizione, ma tutto potevo immaginare che l'onorevole Lorenzo Viviani dormisse fuori con noi.
Quello non me lo potevo immaginare. Cioè a terra, dormiva a terra con sì, voi? Sì, con noi, sì. No, no, lui ci guardava, ci proteggeva, cioè, perché noi eravamo fuori, fuori passano tanti tipi di persone. Lui camminava. Arrivando alle 4 del mattino, lui dicevo, vai, Lorenzo, fa freddo. Inizialmente non avevamo niente. Poi siamo scesi, siamo venuti a rifare le valigie con plaid e tutte queste cose. Ma lui c'era freddo e pioveva. Sì, il tempo non è stato a nostro favore a Roma, sono stati i giorni più freddi di quel periodo. E pioggia non ne parliamo, vento, e si bagnavano spesso le coperte, e si bagnavano i saccappelli perché ci hanno regalato dei saccappelli. È stato difficoltoso, ma non l'ho chiamato mai un sacrificio al di fronte dei 18 peccatori. Il tutto alla fine poi è servito, certo. Sì. Non l'ho chiamato mai un sacrificio nei riguardi dei nostri 18 pescatori, mai. Ero disposta a Ma fare... c'era qualcuno che vi portava del mangiare, che era solidale, che vi aiutava? Allora, avete avuto solidarietà? Allora, io ora ti racconto per bene come sono andati i fatti. I primi 12-15 giorni hanno affrontato le spese i quattro armatori. Due dei pescherecci che erano sequestrati, due che avevano solo gli uomini. Poi abbiamo fatto una posta pay, dove molte persone che ringraziamo sempre, quando ce n'è la possibilità, hanno versato delle quote e noi abbiamo affrontato le spese, perché avevamo la camera d'appoggio, perché protestare sì, dormire fuori sì, ma ben puliti. Cioè, ci davamo il turno, ci andavamo a fare la doccia e ritornavamo. Se no, al 35esimo giorno così, sì, 35esimo giorno, la Lega si offre di pagare un appartamento, lo stesso giorno in contemporanea, la Forza Italia affitta due camere d'albergo per darci la privacy, essendo che c'erano donne e okay. uomini. Che servivano le camere, ricordiamo, solo per cambiarsi. Sì, cambiarsi per andare lavarsi, a fare la doccia. Siamo, ecco. C'eravamo più donne. Che poi il resto donne... voi non volevate dormire in albergo. No, no, no. La nostra protesta era quella per volontà nostra. Non perché non avessimo una camera d'appoggio. Era quella perché doveva andare così la protesta. Si dovevano perfetto. Alzare Continuiamo, i allora, Forza Italia due camere. Sì. La Lega l'appartamento. L'appartamento. Insieme a Forza Italia ha collaborato la signora Martingiglio. L'onorevole Martingiglio. Sì, che la stessa due o tre volte ci ha fatto arrivare le pizze. Dal 30... Gli ha fatto arrivare la cena con la le cena. Pizze. Ok, le pizze. Le pizze, la cena. Due o tre volte è stato, perché dal 35esimo, sempre lì quei giorni, fino alla fine, dei ragazzi di Roma, Giancarlo, Valerio, Simone. Giancarlo è un proprietario di un ristorante che distanziava tanti chilometri da Montecitorio, come da qua a Marsala. A pranzo e cena, portava pranzo e cena. E molti ristoratori di Roma si sono proposti per aiutarli, però loro hanno fatto tutto da sé. Grazie a Simone anche, che ha organizzato una marcia di 30 chilometri, abbiamo avuto i media sopra. Sì, tutta l'Italia ne parlò. Sì, tutta l'Italia ne parlò, anche grazie a loro. Si è movimentato qualche cosa, quindi come il vitto e alloggio è andato così, né più e né meno. Quelle sono così. Le camere di albergo di Forza Italia sono durate 8 giorni, perché poi chi alloggiava in quelle camere, cioè chi ne usufruiva, sono tornati a casa per esigenze maggiori. Sì. Siamo rimasti 3 persone. E fino all'ultimo giorno ha continuato a pagarci l'alloggio la Lega. Questa è la verità. So che vi è venuto a trovare allora il ministro Bonafede, il nostro concittadino, no? Sì. È venuto un paio di volte, due mi volte. Pare. Due volte. Sì. Dalle immagini abbiamo visto, insomma, che avete scambiato qualche sì. opinione. Sì. Sempre le stesse cose dicevano. Sembrava una poesia a memoria. Sia quando chiamavi in Farnesina, sia quando parlavi con qualcuno a Palazzo Chigi, al Parlamento, sia con qualsiasi persona che parlavi, avevano la stessa parola.
Stiamo lavorando, basso profilo, sotto traccia, stanno bene e li trattano bene. Abbiamo chiesto in Farnesina se sono arrivate le medicine, quando noi sapevamo che non erano arrivate tramite fonte, loro ci hanno accertato che le medicine sono arrivate. Abbiamo chiesto se erano arrivati gli indumenti, loro hanno detto di sì. Abbiamo chiesto se il cibo era buono, hanno messo addirittura un articolo dove i nostri uomini mangiavano pesce e verdura quando non era vero. Non era vero tutto quello che ci hanno detto, Ma se non assolutamente. avevano nemmeno le posate per mangiare, No, mangiavano. l'abbiamo dimostrato attraverso le testimonianze dei diretti pescatori, che insomma addirittura i carcerati che erano sul posto ai nostri pescatori avevano dato dei cucchiai di plastica che in realtà non erano cucchiai, ma erano dei ricavi fatti attraverso delle bottiglie di shampoo ritagliate in qualche maniera a forma di cucchiaio per non mangiare con le mani. Ma li Cioè, facevano loro, se ne accorgevano venivano minacciati che gli davano legnate. Venivano minacciati. Una volta so mio che anche tuo marito marito è stato un po' torturato, eh? ha ricevuto percossa. Il primo giorno che è arrivato in Libia, io lo sapevo, ho portato la prova al Palazzo Chigi. Io gli ho portato la prova e purtroppo il Premier Conte e il Ministro Di Maio non avevano mai tempo per noi, quindi delegavano altre persone molto gentili, mi hanno offerto il caffè, ma io gli ho portato la testimonianza che mio marito aveva i segnali sul collo. Però loro non hanno considerato niente, No, forse per non creare allarmismo. no. Ma io non volevo che loro accettassero che mio marito con gli altri 17 pescatori stavano male o che ci dicessero la verità assolutamente, ma che andassero in Libia a riprenderle subito. Ma vedi che se fossero stati altri figli di altre nazioni, io non lo so. O se li prendevano, O con la o forza si o senza. permettevano di far subire quelle torture, perché le conseguenze io non lo so. Se alla Libia cioè andava a finire così, io non so le conseguenze che avrebbe subito Ma secondo te com'è andata a finire questa trattativa, secondo un tuo punto di vista? gli hanno dato quello che volevano, sono scesi a patte, cioè si sono abbassati, ci sono andate, ma non avevano altro da fare perché l'Italia è debole, non è più la settima potenza che avevamo. Io ho avuto sempre l'orgoglio di essere italiana, italiana e Ha siciliana. vinto a fittare, ha vinto a fittare. Certo, ma lui voleva quello, ha umiliato l'Italia e l'Italia ha permesso di farsi umiliare. Quella, ed è la verità, perché se andiamo indietro, quali sono i fatti? Non c'è che me lo sto inventando perché io non capisco niente di politica, oppure no che non capisco niente, la politica è veramente complessa da capire, quindi si ci deve aggiornare ogni giorno per essere sempre, per saper parlare di tutto quello che succede, però su questa questione io ne so parlare, so il fatto mio e dico che l'Italia è debole, è stata debole. Ecco, Cristina, tu per esporti così, per parlare in questa maniera, sei abbastanza a conoscenza probabilmente di cose e fatti. Sei Certo, sicura? sì certo, io sono sicura. Hafez era da tempo che voleva concludere questa trattativa, che poi dicevano che c'è una trattativa aperta, ma io in un'intervista ad un libico alla liberazione dei 18 pescatori non ha detto che avevano una trattativa aperta, ha detto non c'è stata mai una trattativa, è stata solo una questione umanitaria. Questa dichiarazione ha fatto il libico. Il braccio destro di Affitta, non ricordo come si Sì, chiama perché vabbè, non lo abbiamo so capito. pronunciare, ma quindi quando non so pronunciare il nome indico solo la persona. Lui ha fatto queste dichiarazioni sorridendo, con un sorriso di 360 gradi. È l'invenzione che si sono fatti in Libia, quella droga, i panetti di droga messi nella banchina. Adesso ridiamo, no? Ci Quella ridiamo la... Sì. sopra, perché in realtà quella fu una Sì. Sì. sceneggiata da film. Da film, tra l'altro nemmeno l'hanno fatta Ma bene. se ci fai caso, noi abbiamo fatto di tutto per smentire quella notizia, cioè non abbiamo Ma fatto in non modo... ebbe poi eco giornalistico tranne un giorno, 2 giorni, nel senso,
Cioè, fu tutto assurdo. Perché Certo. alla fine poi i 18 pescatori non furono condannati. No. È giusto, non furono processati in realtà, no? Perché è normale che se ti trovano tutta quella droga, dovevano andare a un processo quantomeno. Certo. Allora, io credo che se qualcuno, che se prendono queste barche, no? I controlli li fanno subito. Non è che la Certo. droga spunta al 16° giorno. Sì, la droga, se tu prendi queste barche, perché secondo loro è una legge loro, è un modo di pensare loro. Loro sono così. Io neanche le penso. E loro pensano che il mare è suo, cioè quelle acque appartengono a loro, sono Certo. acque territoriali. Fino a 72 miglia, 75 miglia loro l'hanno distanziato. Allora prendono questi pescherecci. Che fa? I controlli fanno dopo 15 giorni e poi solitamente quando, perché sono successi dei sequestri. Però quando si tratta di acque territoriali, che la Libia dichiara che sono acque territoriali, cosa succede? Questo lo voglio spiegare anche alla politica. Richiedono il riscatto agli armatori. Gli armatori pagano e vi danno le barche con gli uomini. Quello è. Non possono condannare delle persone per aver violato le acque territoriali perché non sono le loro. Loro lo sanno. Loro lo sanno che non sono loro. Quindi solitamente succede così. Prendono gli uomini, gli armatori pagano il riscatto per l'amore di far ritornare uomini e pescherecci a Certo. casa. Questa volta non sono stati presi perché hanno violato le acque territoriali Ma nemmeno si è pagato poi la multa. no. E lo possono dichiarare comunque. Hanno sequestrato i nostri uomini per fare un dispetto all'Italia, perché il 1° settembre il ministro Di Maio si trovava a Tripoli per i suoi affari. Per fattori politici. A noi non ci interessa, Certo. per fattori, l'hanno degli affari ed è giusto che loro camminano per i loro affari. Il generale Haftar, generale Haftar, che fa? Si arrabbia, gli fa il dispetto di questi uomini e ha umiliato l'Italia. Perché a modo loro, dei politici, al generale fianco su fianco se lo mettono, a modo loro non è riconosciuto. Certo. Quindi. Purtroppo la politica non riconosce questa Sì, parte della lo Libia di so, lo so. Haftar, a livello istituzionale è l'altra parte della Libia che ha il riconoscimento Riconosce politico. Tripoli, Esatto, Haftarà. riconosce Tripoli, è Sì. chiaro. E per Haftar, ricevere Di Maio, Rocco Casalino, in questo caso perché c'era anche Rocco Casalino, giusto? E il premier Conte. Per Haftar è stato qualcosa di importante perché ha dimostrato a tutto il mondo Che ha che avuto l'Italia autorevolezza. politicamente è stata ospitata con tanto di picchetto d'onore e inno nazionale italiano, come se incontrava il Premier in un incontro politico. Per cui il fatto che anche Conte si sia inchinato davanti alla bandiera del generale Haftar, come ha detto Salvini, e alla Meloni e altri importanti leader politici, l'Italia ha fatto una brutta figura. Bruttissimo. Ma ovviamente se Conte l'ha fatto, dobbiamo pur dire che l'ha fatto anche perché forse era l'unica via di uscita per liberare i pescatori. In questo caso viene giustificato il Premier, viene giustificata l'Italia per un atto d'amore di liberazione verso i pescatori quando eravamo alla vigilia di Natale, secondo te? Allora, questo Tu io mi puoi rispondere, Piero, lo potevo fare prima. Io questa, su questa domanda rispondo sul mio pensiero singolarmente, perché poi ognuno di noi famiglia ha un modo proprio di pensare. Che loro li dovevano andare a prendere, che dipendesse da loro, è normale, poteva passare pure 12 mesi, un anno, 2 anni, 3 anni, come tanti altri sequestri, sempre da loro dipendeva. Però delle vittorie si vedono quando, in questo caso, si vedono quando tu li porti in breve termine. Perché mentre che tu vai là, volevi risolvere questa questione, che ci andavano no lenti come le lumache, i nostri uomini subivano delle Repercussi. torture, no, delle proprie torture.
e torture che ancora oggi, piano piano, hanno lasciato delle fobie. Queste fobie piano piano se ne andranno. Mica che si può andare a dire tutto quello che si Ok. passa giornalmente. Secondo te chi ha fatto liberare questi pescatori? Perché mi pare che c'è un po' di confusione, cioè dichiarazioni, non dico intercettazioni perché a Radio Politica queste cose non le fa, perché finora non ha intercettato a Berlusconi, ma dico di intercettazioni che abbiamo visto su Repubblica, dichiarazioni di Berlusconi, cioè alla fine, cioè, siete riusciti a capire chi ha fatto, non ha importanza, possiamo dire, perché l'importante è che sono tornati liberi, però quando si va a prendere qualcuno il merito di averli fatti liberare, noi ci possiamo permettere di dire ma è vero o non è vero? Cosa sarà successo? Certo. Cioè, quale idea vi siete fatti poi? Allora, questa è sempre una domanda che rispondo sul mio pensiero, non sul nome di tutti i 18, perché poi, come ho detto poco fa, ognuno ha il proprio pensiero. Io dico questo, che secondo me, per come vedo io, qualcuno ha dovuto spingere, non so chi, però la dichiarazione di Berlusconi non è stata smentita da parte di nessuno. Credo che se sono stato io a liberarlo e tu mi scrivi un articolo, io ti smentisco. Io credo che Certo, funziona così, poi sì, non lo so, non assolutamente. credo che Ma abbiano fu Di paura Maio, di no, Di Maio Berlusconi. 24 ore dopo, diciamo che sconfessò un pochettino Berlusconi in questa dichiarazione dicendo che sono state il gruppo di intelligence e non Intelligence. Quindi precisamente. neanche lui. No, penso che Berlusconi fa parte di questo gruppo con Putin, perché sappiamo dell'amicizia di Berlusconi con Sì. Putin, che sono da sempre in ottimi rapporti. Attenzione, può anche darsi che sia stata così. Dico, io quando ho intervistato i tunisini dell'equipaggio del Medinea qualche giorno fa, mi dicevano è stato Berlusconi perché il giornale ha scritto così. Dico, ma alla fine, anche se c'è stata quella telefonata, no? Sarà stato vero o sarà stato non vero o è stata campagna elettorale? Questo io non lo so Perché se è mi pare stata. che su questa vicenda forse qualcuno abbia speculato a livello politico, possibilmente, no? Perché mi pare che un po' di passerella l'abbiano fatto un po' tutti a turno. Sì, magari sono state le Io? persone che Anch'io? sono state vicine a noi, si sono venute a prendere, sono venute a dare il benvenuto ai nostri pescatori. Qualsiasi motivazione loro avessero, a noi non interessa. Ok. Sono venuti a dare il benvenuto ai nostri pescatori. Quindi, per quale scopo a noi non interessa? È stato bello vedere delle persone importanti nella società. Sono delle persone importanti nella società, no? Quindi, vedere queste persone che hanno dato un saluto ai nostri pescatori è stato bello. Così io la Tu penso. dici almeno loro l'hanno fatto, altri no. Altri no, non è venuto né il Premier né è venuto il Ministro Di Maio perché hanno dichiarato che non volevano fare le passerelle. Ma tu hai incontrato Di Maio, però Sì. a me risulta che l'hai incontrato forse o una o due Una volte. volta. Ah, una volta. Allora. Ma è come appena l'hai avuto davanti? Cioè, che impressione ti ha fatto? Dico, Un tu. ragazzo di 34 anni con poca esperienza che deve fare un passo indietro per imparare a fare il ministro. Ma è stato riconfermato ministro degli esteri, vuol dire che ha lavorato bene. Forse che l'ha riconfermato, magari si è dimenticato di quello che ha fatto, dell'incompetenza che ha avuto. Perché dico incompetenza? Perché il ministro, qualsiasi dichiarazione faceva qua sul giornale, i nostri uomini ne avevano la peggio. Quando il signor ministro ha dichiarato che l'Italia non accetta ricatti e poi si è fatto ricattare alla fine. Perché o con gli scafisti o col segno di mano, a qualsiasi cosa ho fatto si è fatto ricattare alla fine, quindi sono state parole scritte al vento, come quando le mie parole volavano al vento. Lei stessa. Quando il signor ministro ha dichiarato che non accettava ricatti, l'Italia non accetta ricatti da parte di nessuno, ai pescatori, dai pescherecci li hanno portati nei carceri lo stesso giorno. E lo sappiamo. Sappiamo perché gli uomini erano a telefono con delle famiglie. Di nascosto, perché avevano i cellulari nascosti ed erano a telefono. Quindi se io quando faccio una conferma è perché ho la sicurezza di fare la conferma. A qualsiasi dichiarazione lui facesse,
I nostri uomini avevano la peggio. Cristina, tu da molto tempo non parli più con i mass media perché hai voluto anche il tuo periodo di Certo. riposo, Sì. di riflessione. Ovviamente si capisce la stanchezza fisica, mentale e psicologica anche, Sì. no? Per cui adesso cosa ti senti di dire dopo questi 3 mesi di silenzio, no? Cosa ti senti di dire? C'è qualcosa che ti affiora nella mente, un'analisi che tu hai fatto con te stessa? Guarda, Piero, io da dire oggi, in questo preciso momento, sono molto delusa da chi ci governa, molto delusa. Sia Conte che Draghi, non mi piace neanche, glielo dico bello. Però Draghi è iniziato Non mi ora, piace. ancora è presto, Cristina. Vediamo fino al 2023, se mi mette la vigilanza pesca in quell'acqua, gli do il voto. Chi mette la vigilanza pesca nel 2023 Ma tu sarà non ti gratificato. devi sentire obbligata a dare il voto perché lui mette la No, vigilanza. È un deve dovere, un diritto no. che il governo Ma che dovrebbe dobbiamo fare a fare? tutela dei nostri Ma che pescatori. dobbiamo dire? Come glielo dobbiamo fare capire? Perché guarda, per adesso non siamo nessuno, come solitamente. Appena si avvicinano le elezioni, il popolo diventa importante, Vabbè, logicamente. questo non accadrà perché Radio Politica, alzi tu l'antenna o l'alzo Alzala tu, io? vediamo di disinfettare le mani. Ora le Ora le disinfettiamo, aspetta. disinfettiamo. Allora, Radio Politica mi ha fatto capire nell'intercettazione che tu gradiresti possibilmente essere votata da altri, no? Se vi riunite un gruppo di donne, voi creerete un'associazione o qualcosa affinché qualcuna di voi vada in lista per cercare di essere portavoce del popolo della pesca mazzarese. Tu, che sei stata un emblema insieme alla signora Rosetta e alla battaglia delle altre donne, ti piacerebbe candidarti al Consiglio Comunale di Mazara per Sì. Sì. lottare? Ok, prendiamo il caffè. Ok, Prendiamo il caffè. adesso prendiamo il caffè. La tua è una bella affermazione, perché so che dietro questa risposta si alimenta tanto dire, no? Cioè quella voglia di riscatto di una donna che ha voluto rappresentare il sesso femminile con forza a difesa degli uomini, ma non di solo di tuo marito, degli uomini Di del tutti mare, della gli pesca. uomini. Io ho chiamato sempre eroi tutti i pescatori del mondo. Eroi, l'ho detto sempre, perché sono uomini che fanno veramente dei sacrifici e non sono sacrifici semplici, perché noi tutto il giorno andiamo a lavorare, no? Tutti lavoriamo. Tu ti ritiri a casa, cosa ti ritrovi? I figli, la moglie che ti porta il cibo caldo, ti prepara il pigiama, ti prepara tutto. Come tutte le famiglie, loro invece per mesi stanno in mare con un'altra famiglia, perché poi le persone che stanno con loro in mare, Sì. e quindi diventano una famiglia, stare mesi, mesi, mesi. E quando c'è temporale, c'è maltempo, non si dorme. Certo. Quindi si ci deve lottare per la propria cosa che si crede. Io credo che noi pescatori dobbiamo essere più tutelati, in tutto e per tutto. La Marina di Mazara non c'è più, non è più la Marina Eppure di adesso Mazara. alla regione abbiamo un assessore alla pesca mazzarese, l'onorevole Tony Scilla, e nella nuova amministrazione, qua, nella nuova giunta municipale, c'è un assessorato alla pesca che prima non c'era ed è guidato con delega dal dottor Pietro D'Angelo, dall'architetto Pietro D'Angelo. Dico, adesso abbiamo un assessorato alla pesca mazzara, un mazzarese alla regione a Palermo, Sì. che è collegato anche con Bruxelles, Sì. dico. E con Roma anche, attenzione, abbiamo anche un sottosegretario neo nominato nel governo Draghi ed è Giorgio Mulè, un altro mazzarese. Cioè, a livello istituzionale
Mazzara ha un peso oggi che in passato non ha mai avuto. Vediamo. Cioè, se non si sbatte il pugno adesso, Sì. cioè, quando si potrà fare? Cioè, bisognerà insistere. Che ne pensi tu? Io Sì, ti una do volta la che ci tazzina degli sono. ospiti, guarda che bella, è da Grazie. collezione. Sì, Però non te grazie. la portare a casa, solo qui serve. Va Diciamo che è bene. bella, uno si È gode un attimo. meravigliosa e te la lascio qua. Grazie, grazie. Io spero che questa persona, che Ma lo volevi sa, zuccherato o no, no, va amaro? bene così. Signorina, è amaro? Ok, la signorina l'ha detto che è amaro. Emanuele, sempre alla regia televisiva. Io queste persone spero che fanno qualcosa per la nostra marineria. La nostra marineria è importante economicamente per Mazara. Ha dato tanto a Mazara economicamente. Ed oggi non è più come una volta. Quindi che hanno questa opportunità, che hanno avuto delle cariche importanti, che battono i pugni a A dovere. difesa della propria città e di tutto il mondo dei Tutto il mondo pescatori. dei pescatori, certo, non stiamo parlando solo di Mazara, stiamo parlando di tutta la pesca. Fanno delle leggi che costringono gli armatori e con tutte i loro dipendenti a non poter lavorare più. Le vostre famiglie, che per un certo periodo di tempo avete lottato, no, tra Roma e Mazara del Vallo, in questi 3 mesi vi siete riuniti, avete parlato, il da farsi e continuare a Sì. combattere, oppure siete stati fermi una volta che i vostri uomini sono stati liberati? No, no, ci sentiamo per riunirci non tanto perché ci sono le restrizioni da rispettare, siamo 18, no, se no diventa assembramento. Ci sentiamo tramite un gruppo, ci stiamo muovendo tramite i diritti umani, con la speranza che questa cosa ci credano anche loro e chiamiamo i nostri diritti. Noi vogliamo i nostri diritti. Cioè, la storia non è finita qua. Dove No. No, non mi prolungo. volete arrivare, Cristina? A far sì che non si ripeta più la questione dei 18 pescatori e per far sì che non si ripeta più si deve tenere sempre alta l'attenzione, non giornalmente come si faceva loro, piano piano poi ci possono essere delle sorprese. Se prima non si arriva non si può parlare. Prima dobbiamo vedere, stiamo valutando alcune determinate cose. Dopodiché, se ce ne sarà la possibilità, faremo qualcosa di bello e ti chiameremo per farlo sapere, per carità. Sempre Noi siamo qui a se le disposizione. restrizioni ce lo permettono di fare. Assolutamente. Cristina, siamo alla fine. Sì? Siamo alla fine. Puoi bere il caffè? Non ho finito, ce lo È prendo. finito. Ero solo, la tazzina te la vuoi portare a casa, Sì, Cristina. mi È di piace. collezione, A me Aito, tra piace. l'altro Aito. Sì. Ecco, Te l'ha hai consigliato Nicola Cristaldi, so. Sì, quando è venuto L'hai qua. detto tu in una intervista. Sì, perché io gli ho offerto il caffè in un bicchierino di plastica e lo metto in un bicchierino di plastica, no, tutto bello, eccetera, però chiaro che ci vuole la ceramica, no? Certo. E in questo studio mancava la ceramica e lui l'ha portata. Dove non c'è ceramica, lo sai, Nicola Cristaldi la porta. Allora, siamo alla fine, stavo dicendo, è la fine da noi qui in trasmissione, in ogni puntata racconta un momento che il nostro ospite guarda l'obiettivo e racconta qualcosa che ha dimenticato in trasmissione di dire o parla con qualcuno, per esempio, no? Se tu decidi di parlare con qualcuno, è chiaro che se gradisci ti do il megafono, perché è un elemento fondamentale per Cristina Amabilino che ha vinto la sua battaglia a Sì. Montecitorio. Se vuoi parlare con tanti, il megafono lo lasciamo qua. O ti posso dare il pescheccio in mano. O vuoi il pescheccio in mano? No, no, lo lascio lì. Perché Richiamate. sai che è pesante? Sì, sei pesante, Vabbè, prova, no, no, richiamami. prova a mettere le mani. Qua, prendilo. Due mani ci vogliono. Hai visto? Questo è stato un premio pescheccio d'oro. È bronzo Bellissimo. originale. Io più che parlare con qualcuno direttamente no, perché preferisco parlare di presenza,
con le persone quando ho qualcosa da dire di importante. Credo che quello che ho detto, diciamo, ho detto tutte cose. Io lancio dei messaggi, come ho fatto sì dall'inizio della nostra chiacchierata, mettiamola così, una bella chiacchiera. Lancio dei messaggi che il lavoro di un pescatore, come l'ho detto dall'inizio alla fine, è un lavoro veramente di sacrifici, che il governo, una volta che siete tutti a governo, datevi da fare affinché i nostri uomini non rischiano più quello che hanno rischiato la loro vita, ed essere vere, persone vere. Dire la verità, anche se sbagli, anche se è sbagliato, perché perfetti non ci siamo nessuno, non lo sono io, Certo. non lo sei tu, non è il governo. O poi il governo di perfetto non ha niente. Quindi, cioè, la perfezione non esiste. Quindi, se tu sei una persona vera e fai le cose col cuore, e anche se sbagli con il cuore, viene, cioè, le cose vanno per il suo verso. Invece, se tu programmi, e allora dico così, e allora faccio così, allora aspetta, vediamo se quella. Comincia a progettare il tutto senza metterci cuore in quella causa. Non va bene. Io dico solo che, e continuo perché ho dimenticato di dire pure questo, che i nostri uomini sono stati umiliati abbastanza, noi famiglie anche, perché mi sono dimenticata di dire che il governo ci ha tolto le tende sotto l'acqua, sotto l'alluvione. Posso capire che si può giustificare, ecco, voglio essere buona. Posso capire che si poteva giustificare con il fattore che i nostri uomini si trovavano in un altro luogo dove non hanno umanità, mettiamola così. Ma con noi? Il governo come si è comportato da umano? Credo proprio di no. Perché ci ha messo sempre il bastone fra le ruote. Abbiamo fatto tanto fastidio a Roma. Mi fa piacere che gli ho fatto fastidio. E tutto quello che pensavo allora. Perché poi giustificano il fatto che eravamo disperate, sì, ma sempre lucide. Tutto quello che io ho pensato e ho detto allora, io lo penso oggi. E lo Allora, dichiaro con tanta sai come coscienza. chiudiamo? Dammi il peschereccio, perché il peschereccio, guarda che bello. Mamma mia, quanto pesa! Hai visto? Noi qui le cose le facciamo bene o niente. Ecco, perché dobbiamo chiudere col megafono a questo punto, l'ultimo appello. Meraviglia. Chiudiamo. Natale che c'è? Aspetta un attimo. Cosa sta arrivando? Vieni Natale. Io ho Natale. E qui è sempre sentito festa da noi, lo vedi? delle cose importanti dette dalla Emanuele è un signora quadro. che veramente ha Lo tengo io. commosso la gente che ci seguiva Sì. e diciamo le voglio omaggiare una bella bottiglia di vino nostro siciliano di Mazara del Vallo. Perché ho sentito una probabile candidatura, quindi io la voglio che lei la stappi con. No, Non adesso Natale, perché non qua sporchiamo adesso, non tutto. Se ci adesso. ubriachiamo adesso è finita. E Cioè, qui chiudiamo i microfoni le prima. auguro un mondo di bene e un mondo di salute. Grazie mille, grazie. Ringraziamo Molto l'associazione accettante. Strada del Vino e Sapori Val di Mazara. Questa Grazie. Poi la la appoggio porterai a qua e poi la casa. prendo. Ecco, la porterai a casa insieme alla tua bella famiglia. Non dico ai figli perché non devono bere alcol, i No, 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 bambini. Insieme a assolutamente. Salvo Bernardo, che è stato uno dei 18 pescatori che ha sofferto questa prigionia, magari la stapperete in un momento vostro importante. Chiudiamo veramente con quello che ti senti ancora liberamente di dire. Non dico di immaginare di essere a Piazza Montecitorio e spero che un giorno tu ci tornerai soltanto per Vacanza. andare in quel posto e incontrare Piazza Montecitorio col sorriso e dire cosa ho passato qua. Io ci ho dormito qua in questa Sì, piazza e per tanto tempo non solo, e non solo. e non solo. Ho urlato in quella piazza, ma tanto ho urlato non perché io ho l'abitudine di urlare. Ma ti faccio un esempio, Pio. Tu sei sotto casa mia e cadi. E io abito al terzo piano. Che mi chiami piano piano, urli. Urlo, Cristina, aiutami! E certo. siccome noi avevamo un governo sordo, E poi io era dovevo. distante, no? Era E la voce distante, non arrivava non arrivava normale. neanche col megafono, arrivava. Nemmeno
nemmeno col megafono. No, la mia voce non arrivava nemmeno Niente. col Ecco perché megafono, siete state così a no. lungo Ci ho lì, perso no? la voce pure. Si è perso la Sì, voce, ho ho perso la voce, capito. non avevo più voce. Perché poi ho preso il presidio a Mazara perché ho dovuto lasciare Montecitorio, perché la priorità sono anche i miei figli. L'ho Certo. messa, anzi, non l'ho fatto fino ad oggi. Prendo l'occasione, io ringrazio la mia famiglia, Facciamo il nome dei ragazzi, i dai. miei figli, Certo. Gaspare, Salvo, Antonino e Gabriele, sono i miei tre gioielli. Tutti e tre maschi, quindi cioè, la guerriera viene da sola, da sé, da sé. Poi io ci tengo a salutare anche tua E sorella che questo, ha battagliato stavo veramente dicendo che insieme a io, tua mamma Giovanna. grazie a mia sorella, mio fratello, mia mamma, mio cognato, i miei figli che sono stati bravi a collaborare, se non fosse stato per loro, io non potevo andare da nessuna parte perché mi hanno sostituito. Da mamma, e non è semplice tutti i giorni per 108 giorni. Anche quando ero qua, sì, i miei figli mi vedevano, ma io avevo sempre da fare. Me ne dovevo inventare uno ogni giorno per far sì a chi andavo a disturbare io pressava il governo, perché io non sono nessuno. Quindi come faccio a pressare sto governo? Devo andare a disturbare quelle istituzioni che me ne vogliono, le voglio bene, Certo. come quando ho tirato le sedie pure all'aula comunale, gliel'ho tirate non per fare uno sgarbo al nostro primo cittadino, perché lo rispetto, si è comportato bene con noi, ma perché lo dovevo disturbare affinché lui chiamava e ma quale persone sono ingestibili, come dobbiamo fare? Una chiamata al sindaco, una chiamata a quello, una chiamata di altre persone. Siamo riusciti fortunatamente a fare tanto caos, poche persone sì, ma ci siamo riusciti affinché finalmente si sono decise il ministro Di Maio e il premier Conte ad andare in Libia a riprendere i nostri uomini. Non ho niente da aggiungere per raccontare tutti quei giorni, ci vuole una puntata ogni sera. Facciamo una breve sintesi. Guarda, esatto, è passato più di un'ora da quando siamo insieme e io avrei voluto ascoltare dalla tua voce tante altre cose, ma il tempo l'abbiamo già sforato. Sì. Chissà, ci sarà magari un'altra volta e ci ritroveremo con delle altre novità, come dicevi tu, no? Sì. A questo punto la parte tua finale ci vuole, eh? Faccio la Chiudiamo. parte dal premio quando li chiamavo. Sì, una conclusione, dai, l'ultimo messaggio su Vivi L'ultimo, Mazzara. allora, intanto vi ringrazio per avermi invitata, avermi dato la possibilità Grazie. di poter dire le cose come stanno realmente, perché le cose le sappiamo solo noi, la verità la sappiamo solo noi. Ringraziamo le persone, che sono state al nostro fianco, tutte dai media, Croce Rossa, alle istituzioni. Quelli che non sono stati al nostro fianco, Li saluta non lui li stesso, va. conoscevo prima, li ho conosciuti e non li voglio andare a conoscere in futuro. Ma è Ecco, sempre schietta, sì, chiara e io sono precisa. coerente in me È stessa. unica nel suo genere, Sì, Cristina meno Amabilino, male. Quindi ho ringraziato tutti, spero che qualsiasi cosa accada, ecco un altro messaggio che volevo dare, soprattutto ai nostri cittadini. No, in generale parlo, non è un'offesa. Qualsiasi cosa accada, la cosa più importante è essere unite, perché l'unione fa la forza. E se si ci crede su quella cosa, anche se abbiamo modi di pensare diversi, noi familiari avevamo tutti modo di pensare diversi, tutti. Però siamo andati avanti, pure quando c'erano delle discussioni perché nascevano, siamo andati avanti perché il nostro obiettivo era uno. Quindi spero che anche nella nostra marineria di Mazara si mettano d'accordo armatori, pescatori, fanno forza che vincono. Con queste belle parole noi ringraziamo Cristina Mablino, ma vogliamo salutare le famiglie dei 18 pescatori che hanno davvero
lungamente sofferto per questi 18, 108 giorni. E a loro auguriamo davvero un in bocca al lupo, tanta fortuna, e speriamo di avere sempre belle notizie. Noi siamo qui a disposizione, abbiamo invitato Cristina, secondo noi rappresentanza di tutti voi. Abbiamo sentito qualche giorno fa la signora Rosetta in una nostra diretta durante la ripartenza in mare del motopesca Medinea. Per noi voi siete stati anche l'elemento simbolo di questa protesta pacifica, di questa protesta che ha fatto rispettare il ruolo della donna nella vita, nella famiglia, nella società. Grazie, grazie, Grazie a voi. grazie, grazie, grazie. Il megafono è Sì. acceso? Sì, me lo dai così salutiamo. A tutti auguriamo buona serata.